Siamo nel pieno della campagna vitivinicola in una regione, la Puglia, che incide per il 13% sul vigneto Italia e per il 18% sulla produzione vino. Una campagna che arriva alla fine di un'estate dal clima particolare. In questo momento l'annata sì, è stata un'annata un po' particolare, prima i forti caldi, poi delle bombe d'acqua, delle zone in cui c'è stata la presenza della grandine. Però tranne il caldo, che è un evento diffuso, per quanto riguarda gli altri eventi sono sempre abbastanza localizzati, quindi difficilmente compromettono l'annata di una regione. Quindi in generale ci aspettiamo un'annata con uve particolarmente sane, visto l'assenza di piogge e umidità durante la stagione estiva, quindi l'assenza di malattie fitosanitarie. E nelle zone in cui non ci sono stati eventi e calamità particolari, un'ottima annata, anche se le annate calde non sono mai del tutto eccezionali. Stime vendemmiali che devono fare i conti però con l'andamento di un mercato condizionato da una crisi inflazionistica europea. Ci troviamo in una situazione in cui giacenze e produzione sono ancora a livelli alti, tanto che le stime vendemmiali che sono state fatte pochi giorni fa vedono per la produzione pugliese un mantenimento dello stesso livello dell'anno precedente, anzi con piccola crescita del 3%. Questo si scontra con un mercato in questo momento a livello nazionale e internazionale un po' stagnante. Abbiamo un export che cresce sul lato dei valori, ma in termini di volume siamo più o meno allo stesso livello dell'anno scorso, e anche il mercato interno cresce soprattutto nella ristorazione ma soffre nella GDO, che comunque è uno dei principali mercati di riferimento per il vino pugliese. Agli spropositati incrementi dei costi dell'energia vanno a sommarsi gli aumenti dei prezzi da parte dei fornitori, come lamentato dai produttori vinicoli. Gli aumenti sono stati, direi, clamorosi, perché si è passato da già degli aumenti da gennaio, ancora prima effettivamente della guerra, però siamo arrivati adesso al primo settembre con dei ricari per esempio del vetro del 30%, una media del 30%, quindi sono davvero un po' quasi più sostenibili da parte nostra, e che poi ovviamente si ripercuotono, o perlomeno almeno in parte, al cliente finale. È chiaro che noi non possiamo aumentare una bottiglia di vino del 30%, perché sarebbe impossibile poi da vendere. Incrementi che inevitabilmente si ripercuotono su tutti gli attori della filiera vitivinicola. Per quanto riguarda l'estero, purtroppo quelli che sono i nostri venti di guerra incidono un po' su vari paesi. Adesso magari c'è qualche paese che ancora reagisce, ad esempio come la Germania o l'Inghilterra, ma il resto, diciamo, è un po' sul chi va là per quello che succederà nei prossimi giorni. La preoccupazione maggiore è l'incertezza e l'inimmaginabilità che l'evoluzione, diciamo, della convergenza di più determinanti, di crisi, quindi non è soltanto una crisi bellica, ma è una crisi post-Covid anche, è una crisi economico-finanziaria internazionale, è una crisi climatica ambientale di gravissime proporzioni, che riguarda non soltanto la questione della produzione dell'energia fotovoltaica, ma anche dell'utilizzo delle risorse idriche. Siamo in presenza di un'assenza di governance, sia delle risorse energetiche, energetiche territoriali, sia delle risorse idriche territoriali. Aumento dei costi di produzione, prezzi in calo, clima. Un momento delicato per un comparto da difendere, che nei giorni scorsi è stato chiamato a un confronto sul tavolo regionale. Sono emerse le difficoltà che il comparto sta vivendo, primo a seguito di quello che è stato un mercato delle uve, diciamo, molto discutibile tra l'anno scorso e quest'anno, e poi soprattutto per quelli che sono, diciamo, i problemi legati al rincaro di tutte le materie prime e di tutte le conseguenze ad esse collegate. Assessore,
recepito quelle che sono le istanze, quello che è stato l'invito da parte nostra alla politica a voler attenzionare e comunque contribuire, se ci sono anche risorse speciali, adesso si parla tanto del PNRR o di altre opportunità che possano darci una mano a superare questi momenti comunque d'impasse. Dai produttori di uve ai consumatori, le problematiche del settore stanno interessando tutti gli attori della filiera, anche se molti amanti del vino non rinunciano facilmente all'acquisto. La sua clientela preferisce acquistare vino imbottigliato o sfuso? Negli ultimi periodi soprattutto vino sfuso. Perché dice negli ultimi periodi? È perché i prezzi sono particolarmente aumentati, quindi con lo sfuso si abbattono molto i costi, di conseguenza è più facile ed è più accessibile a tutti. Ha constatato un aumento dei prezzi soprattutto per quello che riguarda il vino? Assolutamente sì. Di che aumento stiamo parlando? Anche di 2 euro a bottiglia. Lei acquista regolarmente vino? Regolarmente vino sì. Ha riscontrato degli aumenti dei prezzi ultimamente sul vino? Non solo sul vino. E questo condiziona l'acquisto del vino da parte sua? Si fa anche meno, è chiaro, con un bicchiere in meno. Senta, io il vino lo consumo, punto. Lo acquisto, lo conservo, c'è un frigo cantina, quindi non è una cosa a cui rinuncio. Possiamo fare a meno del vino, lo sto andando a comprare, ma non lo compro già da almeno una settimana. E questo aumento dei prezzi condiziona l'acquisto del vino da parte sua? No, sinceramente no.